Perché non impariamo dalla storia? Perché non impariamo dalla vita, dal nostro passato? Perché commettiamo quattro errori. La madre di tutti gli errori è che quando veniamo fuori da un'esperienza, quando veniamo fuori da un vissuto, impariamo qualcosa di negativo, qualcosa che ci rende meno piuttosto che più. Gli esempi ce ne sono tanti. Affronto un esame all'università, non riesco a superarlo e imparo che non sono capace. Un mio progetto fallisce e imparo che non avrò mai successo. La mia storia d'amore finisce e imparo che l'amore non esiste. Questo, come puoi facilmente intuire, non significa imparare dal passato. Significa impoverirsi, significa rimpicciolirsi. Invece dovremmo ingrandirci, dovremmo diventare più grandi grazie alle esperienze del passato. E per farlo dobbiamo allora imparare qualcosa di positivo. Ma non basta, dopo aver imparato qualcosa di positivo, dobbiamo anche ricordarcene. Sì, il secondo elemento è che dobbiamo essere capaci di ricordarci l'apprendimento positivo quando servirà, quando sarà il momento giusto di tirar fuori quell'apprendimento positivo. Il terzo elemento è che dobbiamo assicurarci di saper fare ciò che abbiamo imparato. Sì, molto spesso impariamo la lezione, è quello che impariamo è qualcosa di positivo. Riusciamo a ricordarcene nel momento del bisogno, ma non riusciamo a portarlo sul campo, non riusciamo a realizzarlo perché non sappiamo come applicare la lezione imparata. Allora, in questo caso bisogna studiare, bisogna allenarsi, bisogna sperimentare. E veniamo così al quarto punto. L'azione. Sì, ciò che abbiamo imparato di positivo e stiamo cercando di ricordare e ci siamo anche assicurati di saperlo fare, dobbiamo portarlo sul campo, dobbiamo dargli vita, dobbiamo realizzare quell'insegnamento, perché solo così stiamo imparando dalla vita. Tra l'altro, l'azione ci consentirà di rafforzare l'apprendimento positivo, rafforzare la memorizzazione di quell'apprendimento positivo e verificare se davvero sappiamo fare ciò che abbiamo imparato. È nell'azione che l'apprendimento diventa reale, è nell'azione che quello che abbiamo imparato dalla storia si verifica davvero, è nell'azione che prende forma l'apprendimento che determina il nostro futuro.